Benvenuti al nostro consueto settimanale di approfondimento Pianeta Oggi Report in versione replay 2017. Vi proponiamo i due argomenti a nostro avviso più importanti del 2017. Uno riguarda la situazione internazionale con Giulietto Chiesa, europarlamentare, giornalista e direttore di Pandora TV, e l'altro è il cancro mafia che l'Italia sta vivendo purtroppo da troppo tempo. Ne parleremo con Giorgio Bongiovanni, direttore della testata, della nota testata antimafia2000.com di Palermo, in occasione della presentazione del libro del giornalista Aaron Pettinari, caporedattore di Antimafia 2000, dal titolo Quel terribile 92, 25 voci per raccontare l'anno che cambiò la storia, a cura di Pietro Orsatti, postfazione di Salvatore Borsellino. Dunque, possono partire subito tutti i nostri servizi. Giulietto Chiesa, una situazione internazionale sempre più esplosiva. Cosa sta succedendo in sintesi? Sta succedendo che ogni giorno vediamo che gli Stati Uniti fanno un passo verso la guerra esplicita. Da un lato il Presidente degli Stati Uniti chiama le sue forze armate alla piena mobilitazione. Cosa significa? Non è chiaro perché non è stato provocato nessuno. Poi c'è la questione della Corea del Nord che incombe. Letteralmente incombe perché tutto quello che sta accadendo dice che gli americani si stanno preparando a un colpo militare ovviamente atomico, ma significa quando il Presidente degli Stati Uniti va all'Assemblea Generale dell'ONU e pronuncia di fronte a tutti i popoli del mondo che lui è pronto a liquidare un intero paese, ci sta annunciando che sono pronti a uccidere 20 milioni di persone. Io ritengo che siamo a dei livelli ormai di follia, non saprei definire diversamente, che sono di altissima pericolosità. E aggiungo, e bisogna aggiungerla, perché se l'America va in guerra, noi anche andiamo in guerra. Non è che qualcuno pensa che l'America andrà in guerra e noi restiamo indenni. Innanzitutto, se si tratta di una guerra nucleare, è impossibile che noi restiamo indenni. È impossibile, proprio impossibile. Noi saremo raggiunti dalle radiazioni delle bombe atomiche, quindi se qualcuno pensa di essere strano si sbaglia. E l'altra cosa importante è che noi siamo alleati degli Stati Uniti. Noi siamo nella NATO, siamo dentro un'alleanza atlantica che ci vincola all'intervento. E quindi una delle questioni che credo dovrebbe essere presente a tutti è che l'Italia deve proclamare la sua neutralità. Noi non dobbiamo entrare in guerra, noi non vogliamo entrare in guerra. Io sono sicuro che tutti quelli che ci guardano non vogliono entrare in nessuna guerra. E quindi bisogna che i nostri governanti si sveglino e almeno riconoscano che noi dobbiamo liberarci delle 60 bombe atomiche che sono sul nostro territorio illegalmente. Perché l'Italia ha firmato il trattato di non proliferazione nucleare che le vieta di tenere sul suo territorio armi nucleari. Noi ne abbiamo 60 che potrebbero distruggere in un colpo solo tutta l'Italia. Abbiamo raggiunto anche Giorgio Mongiovanni, direttore di Antimafia 2000 di Palermo. Ecco, un tuo commento sul libro di Aaron Pettinari. Ah, il libro di Aaron, quel terribile 92, Aaron è il nostro caporedattore della nostra rivista, è un libro per i giovani, per le nuove generazioni, ma abbiamo anche per tutti, secondo me, perché l'opinione espressa da artisti, cantanti, comici, attori in quel libro è un'opinione che viene dal cuore. La cosa che mi ha colpito di questo libro, vorrei dire, è che c'è un denominatore comune. Tutti, senza saperlo ovviamente, senza forse nemmeno conoscersi tra di loro, hanno espresso un comune sentire. Quella tragedia, quel dramma, quelle stragi, quegli eccidi, non erano solo mafia, c'era qualche altra cosa. E lo hanno espresso tutti, anche persone che non si occupano e non si sono mai occupati del tema. Ma mi ricordo Fabio Caressa, il grande telecronista anche delle, no, delle partite della Nazionale, beh, Fiorella Mannoia, grande cantante, insomma, tutti hanno espresso il sentimento, ma anche l'opinione che non era solo la mafia, c'era qualcos'altro. E su questo dobbiamo continuare a cercare la verità, perché purtroppo non era solo la mafia, c'erano personaggi potenti, forse anche di Stato, che hanno partecipato o chiesto quelle stragi. La vostra testata, per finire, lavorerà su questo con approfondimenti?
Sì, stiamo continuando, abbiamo seguito quotidianamente il processo cosiddetto trattativa mafia-Stato, seguiamo, è nato per questo il giornale, capire che chi ha commesso quelle stragi, i mandanti esterni a Cosa Nostra di quelle stragi, e capire oggi che ruolo ha la mafia nel potere e quindi cercare di dare il nostro contributo per liberare questo cancro dal nostro paese. Grazie a Giorgio Bongiovanni e buon lavoro a tutta la vostra redazione. Grazie a voi.